Di Pescara resta l'asciutto in quanto a gol, lo vedete in primo piano Falcao, ha avuto però l'attaccante colombiano diverse palle gol. Il vantaggio dei francesi è arrivato nella ripresa al 53esimo, è il giovane belga Yannick Ferreira Carrasco a deviare in rete da centro area su assist di Tisserand. Poi il gol del raddoppio all'84esimo a ruoli invertiti, stavolta su angolo di Ferreira Carrasco, e Tisserand di testa a battere il portiere. Allo scadere peraltro il gol del Pescara su punizione. Bene, chiudiamo.